Vittorio, volevamo chiederti come hai trovato di nuovo la Val di Susa a un tot di anni di distanza dai fatti del 2005, per esempio, secondo te come siamo messi adesso in questa situazione? Beh, però tanto precisiamo che non è che sono venuto solo nel 2005, quindi in Val Susa ci sono sempre, quindi ho visto i cambiamenti pian piano. No, ho visto una bella Val di Susa, nel senso che mi pare che ci sia una profonda consapevolezza da parte di tutti che quella che si sta giocando in questi giorni è la partita decisiva. Non perché altrimenti verrà costruita la tavola, perché credo che ormai siamo in tanti a essere convinti che la tavola non verrà mai costruita, ma è la partita decisiva rispetto ai piani del governo, che è quello di dare la via ai lavori per poter distribuire una gran quantità di soldi pubblici, quindi di tutti noi, a chi ha vinto o a chi ha avuto affidati gli appalti. Quello che mi auguro è che si riesca a mantenere quel rapporto che è stata la cosa più interessante dell'esperienza di Val Susa, tra la parte strettamente militante e il gran numero, diciamo, della cittadinanza. Ecco. Beh, io penso che questo lo confutino. Comunque le persone che giornalmente, quotidianamente salgono alla Maddalena negli orari più disparati, che poi alla fine è un po' come era ai tempi di Venaus, quando c'erano le barricate, comunque qui proviene gente da tutta Italia e di tutte le fasce sociali, per cui sicuramente c'è questa determinazione, questa consapevolezza anche da parte di chi sta venendo. Volevo chiederti invece cosa pensi delle dichiarazioni dei politici sulla militarizzazione, che addirittura Maroni ha abbassato un po' i toni dicendo che non manderà l'esercito, però si prefigura comunque uno scenario con migliaia di poliziotti. Che la TAV sia un'opera bipartisan l'abbiamo sempre detto. Gli interessi non solo genericamente politici ma economici sono equamente divisi tra i due grandi partiti, PDL e PD, e oltretutto questi due partiti hanno in testa lo stesso modello di sviluppo, per cui è un gioco delle parti. Oggi che in Piemonte governa il PDL, il PD diventa più realista del re e chiede addirittura l'intervento dell'esercito, quello che quando governava l'Abresso faceva il PDL. È evidente che questo è totalmente inaccettabile. Avere Fassino che chiede l'esercito e Maroni che frena e dice ma sì, la polizia, però l'esercito no, dovrebbe far riflettere veramente molto su come ormai si è cementificato attorno a questo problema un interesse comune dei due principali partiti. Penso però che gran parte degli elettori, dei sostenitori del PD non la pensano come Fassino, e non solo in Valle, credo che anche a Torino l'opposizione alle dichiarazioni di Fassino sia molto più ampia di quello che risulterebbe analizzando semplicemente i risultati elettorali. Ok, ti chiedo ancora questa cosa qua, secondo te come andrà, qual è l'ipotesi che ti fai di come possa andare a finire questa vicenda, nel senso che noi abbiamo, come hai letto anche dai giornali, l'idea che questa comunque sia quella che addirittura Virano ha chiamato per primo la madre di tutte le battaglie. Siamo effettivamente, per quello che riguarda la Val di Susa, esasperati, diciamo, siamo arrivati al limite, per cui c'è anche secondo dal tuo punto di vista, può essere davvero questo il capitolo finale della vicenda TAV in Val di Susa? Innanzitutto è importante precisare che questa non è la madre di tutte le battaglie solo per la Val Susa. Qui si sperimenta un modo di reprimere i movimenti sociali e le resistenze locali. Se passano con la mano pesante sulla Val Susa, passeranno dappertutto. Questo bisogna saperlo, passeranno a schiacciare qualunque resistenza delle comunità locali organizzate dei movimenti sociali. Io penso che sia possibile organizzare una resistenza qua, che non si rivolga solo unicamente alla Valle. L'importanza di questa battaglia è stata compresa a livello nazionale, quindi riguarda l'insieme dei movimenti e dell'associazionismo. Poi come andrà a finire
è difficile poterlo prevedere. Io sono convinto che l'alta velocità non la costruiranno, questo sono assolutamente convinto. Non ci sono i fondi in Italia, non ci sono i fondi in Europa, non ha nessun senso, perché il trasporto est-ovest e ovest-est sta crollando completamente, in piena crisi economica, non sono assolutamente queste le priorità. Il governo è molto pericoloso perché nella situazione di totale crisi che ha, in cui versa, ha perso gran parte del consenso, cerca di drammatizzare la situazione, di provocare uno scontro duro sul quale ricostruire la solito discorso, cioè la paura, la politica della sicurezza, e quindi poi pensare a un'offensiva più generale. In questo momento la questione della TAV serve al governo per altri progetti. Ok, noi ti lasciamo scappare, sappiamo che hai da rientrare. Che augurio puoi fare alla Valle di Susa e tutta l'Italia in previsione di quello che potrebbe avvenire, allora, prati e nei vigneti che ti circondano, in questo momento? Voi sapete perfettamente che ci conosciamo da tanto tempo, che io alla Val Susa sono molto legato. Sono legato da tantissimi anni e molte anche delle cime della Val Susa le ho scalate. Per cui io l'augurio che faccio, un augurio a me stesso, non a voi. Io ho un bambino in questo momento che ha 3 mesi. L'augurio che io posso fare è che tra 10-15 anni lui possa vivere la Val Susa come l'ho vissuta io, cioè sui sentieri, sulle montagne, e non una Val Susa invece distrutta totalmente da una grand'opera che alla fine finisce per distruggere l'ambiente, la salute e la convivenza dei cittadini. Ti ringraziamo.